Professore Saviano, Italia grande protagonista con l'atletica alle Olimpiadi di Tokyo, sono arrivate altre medaglie, Campania grande protagonista. Ma non solo l'atletica leggera, che praticamente è un'esplosione, se proprio vogliamo, perché non ci aspettavamo tanto, però ben venga, anche in virtù di un sviluppo futuro e ulteriore dell'atletica leggera che negli ultimi anni era un po' depressa. Questa è stata veramente una vittoria determinante per dare impulso all'atletica leggera che ne ha veramente bisogno. La Campania naturalmente è protagonista con tantissimi atleti, con pronti naturalmente già per Parigi 2024. Non so se naturalmente è stato sottolineato il fatto che il CONI regionale ha chiuso anche un accordo con la regione per implementare attraverso una serie di azioni concentriche l'attività sportiva delle varie federazioni in collaborazione anche naturalmente con la vecchia realtà dell'Università e con la scuola naturalmente. Potrebbero essere i successi delle Olimpiadi motivo di spingere i tanti giovani ad avvicinarsi a questo mondo dell'atletica leggera adesso in Irpinia? Ma io credo sicuramente, perché praticamente le vittorie in tutti gli sport, in tutte le attività contribuiscono a sviluppare un determinato settore. Tra noi però naturalmente gli operatori sportivi, che coloro i quali diciamo determinano le situazioni logistiche permanenti e utili agli allenamenti e alle attività, a prendere a spunto queste vittorie per poter migliorare la nostra condizione per quanto riguarda non solo l'atletica leggera ma di tutte le attività motorie sportive. Io ricordo ancora una volta che rischiamo per il terzo anno consecutivo di non partire con tante attività. Se non riapriamo le palestre scolastiche e tutti gli impianti comunali e provinciali. Ribadisco, ma non per strumentalizzare le vittorie del CONI e delle federazioni sportive, che fino a poco tempo fa hanno tante recuperati, non per strumentalizzare, ripeto, queste vittorie, ma perché è necessario che i giovani incominciano a fare attività. 2 anni sono già troppi, 3 anni sarebbe proprio un eccesso.